Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Misia, speciale Summer Edition. Oggi vi preparo le girelle fredde fatte con il pane beltramezzo. Shhh! È già difficile. Oggi vi preparo delle girelle fredde fatte con il pane per tramezzini. Se avete ospiti all'ultimo minuto, vi basterà avere in dispensa un pacco di pane per tramezzini, aprire il frigo, trovare formaggi, salumi. Se avete ospiti all'ultimo minuto, vi basterà avere un pacco di pane per tramezzini e poi farcirle secondo i vostri gusti. Io ho scelto Philadelphia e prosciutto cotto, rucola e salmone, dipende quello che avete a portata di mano. Ecco gli ingredienti per 4 persone. 4 fette di pane per tramezzini, olive verdi, 50 g di speck, una salsa allo yogurt, un fascetto di rucola, della maionese, 50 g di salmone al naturale, 50 g di Philadelphia, 50 g di prosciutto cotto. Prendiamo le fette di pane per tramezzini e le assottigliamo con un mattarello. Ma solo io quando non ho il mattarello uso la bottiglia. Mai fatto con la bottiglia, deve avere. Però è una buona idea. Adesso facciamo con gli ingredienti che più ci aggradano. Primo gusto è una salsa allo yogurt rosa, che adoro. E poi ci mettiamo della rucola e del salmone al naturale. Adesso rotoliamo tutto. Ecco, magari l'ultimo tratto lo lasciamo libero, perché altrimenti non si attorciglia bene. Compattiamo bene. E poi avvolgiamo i rotolini nella pellicola. Procediamo con l'altra fetta di pane carré. Secondo gusto. Ci mettiamo Philadelphia, prosciutto cotto. E anche qui io ci metto un po' di rucola, che non guasta mai. Oggi non dici che questi li fai pure tu? No, anche perché io me li mangerei, penso, subito. Non avrebbero il tempo di finire in freezer. Arrotoliamo. Questo invece come lo fai? Il questo lo facciamo. Maionese, speck e olive. Mi dare una mano? Sempre più ciccioni. Come lo volevi il quarto, hai detto? Ma me lo stavo immaginando Nutella e granella di nocciole. Ti accontento, dai. Una volta pronti, mettiamo i rotolini a raffreddare in freezer per 15 minuti. Una volta raffreddati, andiamoli a tagliare. Quindi tagliamo a girelle. Una volta Ivano fece una cosa di sushi con il prosciutto, piselli, lo chiamo il suinishi. il suinishi? Ricapitolando, gli ingredienti sono 4 fette di pane per tramezzini, 50 g di prosciutto cotto, 30 g di Philadelphia, 50 g di filetto di salmone, 30 g di rucola, 50 g di speck, delle olive verdi e della maionese. Ciao e alla prossima ricetta! Ciao e alla prossima ricetta!